Io ritengo che questo sia un consiglio comunale epocale nella storia amministrativa del nostro paese. Ma allo stesso tempo bisogna fare chiarezza sull'impatto, perché c'è un testo calabrese che dice che i piatti se non si lavano non si rompono. E noi per fare chiarezza dobbiamo rompere qualche piatto e andare a fondare il bisturi per vedere che cosa, in quale situazione ci troviamo. Perché io apprezzo lo sforzo fatto in 50 minuti dal sindaco e dall'assessore al bilancio, che hanno in qualche modo edulcorato una situazione che è veramente terrificante. Terrificante perché io apprezzo lo sforzo di Pieri, che si sente mortificato quando torna a casa a dire che non è riuscito a fare una cosa, però questo non è che significa che con le soluzioni della divina provvidenza, come detto sì, che poi risponde a nome del ragioniere Adriano. Io, se fa questo miracolo il ragioniere Adriano, domani mattina te lo ringrazio ad anni, perché è pulito, c'è 6-7 milioni di debiti, c'è 6-7 milioni di credito, e vediamo se me ne risolvi pure là. Il problema qual è? Il problema è che dobbiamo partire da lontano. Io capisco che voi non volete polemiche, siete disponibili al confronto. Anche io lo so, che non ho mai amministrato negli ultimi 15 anni in questo comune. Perché io ho lasciato questo comune nell'aprile del 2001. Quello che è successo dopo lo sanno tutti. Noi abbiamo vissuto allegramente per circa 10 anni con proventi straordinari che fanno tremare pure il ragioniere di anno, se glielo diciamo. Noi abbiamo avuto in 10 anni 7 milioni e 800 mila euro di royalty. Li avesse avuto il comune di Belvedere, il ragioniere di anno, che stava era ministro dell'economia. 7 milioni e 800 mila euro di royalty dal 2002 fino al 2012. Ultima rata riscossa nel 2013. Questo non è bastato per portare il comune di Scandale in amministrazione. Io non voglio dare responsabilità ai presenti, i presenti no, ma pochi aspetti, il sindaco per responsabilità deve prendere tutti. Perché il sindaco negli ultimi anni è stato per un anno sindaco, per 5 anni vice sindaco, per 2 anni assessore, e per 2 anni assessore per l'amministrazione di Brescia, che è il principale responsabile di questo. Ora, che cosa sta succedendo al comune di Scandale? Il ragioniere Adriano, secondo una filosofia, come dire, che è sposata da molti ragionieri dei comuni, ha cercato di eliminare i residui attivi, facendo una pulizia di residui attivi che si ritengono non possono essere più recuperati, cancellando degli operati e infatti scrivendo al patrimonio quelli di tutti i problemi. Questo ha fatto in modo di creare un disavanzo di 1.800.000 euro. Cioè, se si cancellano crediti del comune, si mantengono i debiti, se noi cancelliamo crediti del comune per 1.800.000 euro, si produce un disavanzo se i debiti restano uguali. Poi è stato applicato l'avanzo dell'amministrazione non applicato per fare per un paio d'anni e si è arrivato a un disavanzo totale di 1.500.000 euro. Questo è un disavanzo, l'ho messo da parte perché poi ne parliamo. Ti conto che cosa è successo? Il DL35, che è il famoso DL che serve per pagare i debiti della pubblica amministrazione, il comune di Scandale che ha già fatto il nostro l'anno scorso con una richiesta di 1.500.000 che è stata accordata per 969.000 euro, vero? Questi 960.000 euro sono il pagamento dei debiti pregressi alla data del 31 dicembre 2012 e sono già stati pagati 969.000 euro di debiti. Fatto questo, da accertamenti di debiti liquidi ed esigibili al 31 dicembre 2013 è stato fatto un altro elenco da parte del ragioniere di anno per debiti per 2.600.000 euro. Quindi noi abbiamo fatto 2.600.000 che mi dicono che è stata approvata
e 979 mila euro sono 3 milioni e mezzo di debiti pagati. Ma non è che abbiamo fatto il miracolo, invece vero, non ho fatto nessun miracolo. Se io ho 3 milioni e 500 mila euro di debiti e vado in banca e prendo 3 milioni e 500 mila euro di prestiti, ho pagato 3 milioni di debiti e ho fatto 3, ho pagato 3 milioni e mezzo di debiti e ho fatto 3 milioni e mezzo di debiti. Questi debiti chi li paga? Li dovete dire. Questi debiti si pagano con un mutuo trentennale, in deroga a tutte le leggi, perché noi non potremmo fare debiti con la Cassa Depositi e Prestiti, perché il limite della capacità di indebitamento di questo comune è per legge 8% e noi siamo al 7,63%. Questo decreto prevede la deroga dell'articolo 40, 42, 42, vero? E di conseguenza tutti i comuni possono accedere a nuovi debiti che si pagano in 30 anni. Cioè i debiti che noi giustamente andiamo a pagare adesso li pagheranno nel canoletto fino al 2043. Va bene? Perché il piano di ammortamento di questi debiti parte nel 2015 e scade nel 2043. Io molto probabilmente non sarò più candidato al sindaco, quindi guai saranno di chi viene dopo, perché anche voi come amministrazione, siccome le rate di ammortamento partono nel 2015, voi scadete il 2018, pagherete le prime 30 anni e le altre 37 li pagheranno i posteri. L'analisi che faccio io qual è? Se questa amministrazione negli ultimi 10 anni, perché è cambiata la postazione, il vice sindaco per il sindaco, l'ex sindaco non c'è più, qualche assessore è tornato, non mi riferisco, a Fettello, a Maria Luisa, a Nova, a Fiviero. Non è che la maggioranza politica è cambiata tanto rispetto al passaggio, perché no? Io non ci sono da dire. Allora, se hai 3 milioni e mezzo di debiti che stiamo facendo per pagare altri debiti, si aggiungono 7 milioni e 800 mila euro di loro. Questo significa che negli ultimi 10 anni noi abbiamo avuto una spesa corrente, di 12 milioni di euro, che sono 24 miliardi delle vecchie lire. Mi risulta che c'è qualche paese in Calabria che ha disposto in 12 anni di 24 miliardi di spese correnti. A me non mi risulta. Non mi risulta. Questo no. Fate venire. Abbiamo speso in 12 anni 24 miliardi di lire. 24. Va bene? E mi rivolgo ai miei cittadini. Vi pare un paese dove sono stati spesi 24 miliardi di lire negli ultimi 12 anni? A me non mi risulta. Noi non facciamo investimenti, c'è una cosa che io non l'ho capita, non me la ricordo, negli ultimi 3 anni noi abbiamo attivato prestiti nel 2011 per 763 mila euro, non mi ricordo a che cosa diminuisce il 2011. Però negli anni passati non l'abbiamo attivato. Ora io dico, lo vogliamo fare una riflessione politica seria su che cosa è stato questo paese negli ultimi anni? O vogliamo parlare, continuare a parlare con altri 10 anni dello stipendio del consigliere Barbieri? Perché mentre qua tutti quanti annacquavano e sciacquavano nei miliardi, la discussione politica degli ultimi anni di questo paese era lo stipendio del professore Barbieri. Non si parlava di paleologi del consigliere.
consigliere Barbieri, e quasi sperperavano gli altri, guardate che lo faccio, io lo faccio dopo, non me ne attendo direttamente, perché tu sei stato vittima. Va bene, non le faccio, tu non hai risposto nemmeno di una vita la cosa che è stata fatta. Non è che io ti faccio responsabilità a te, ma c'è stata un'allegria che fa spavento. Io volevo il consigliere Barbieri. Che faceva l'assessore e il tesoriere del comune contemporaneamente. E non si capiva dove finiva la banca e dove cominciava il comune. E nel giro di 12 anni ci siamo giocati la banca e il comune. Allora di questo dobbiamo parlare in questo paese. Perché io sono disponibile pure a aiutarti. Però dobbiamo dire la verità ai cittadini di Scandale. La verità significa che noi abbiamo sperperato milioni di euro senza fare nulla. Nulla, non abbiamo fatto nulla. E adesso stiamo lavorando per pagare i debiti, perché dobbiamo dire ai cittadini che in questo paese non si sono pagati i contributi, non si è pagato l'IRPEF, non si è pagato l'IRAP, non si è pagata la corrente. Voi sapete che per 12 anni il Certo Sud ci ha dato 190.000 euro all'anno per pagare l'energia elettrica. Noi abbiamo pagato, abbiamo un debito con mezzo di 350.000 euro e ne abbiamo già pagato 200.000. Allora questo significa allegria finanziaria. Guardate, io non mi occupo di questo comune da molto tempo. Se volete che io mi occupi di questo comune, sono disponibile a fare i fatti. Però io non dovete fare nella